Riparte il polo tecnologico del CIRSU in provincia di Teramo. Sarà una partenza a tappe con un cronoprogramma che nelle intenzioni della Regione Abruzzo dovrebbe portare entro 18 mesi il polo tecnologico a regime e dunque aprire una fase decisiva sul trattamento dei rifiuti. Il primo passaggio è stato illustrato a Teramo dall'assessore Mauro Di Dalmazio, che ha spiegato i provvedimenti assunti dalla Regione e i due bandi pubblici legati alla realizzazione e alla gestione della discarica di Grasciano e la piattaforma ecologica. È un punto di svolta importante, ha detto l'assessore all'ambiente Mauro Di Dalmazio, perché con questi primi due provvedimenti il polo tecnologico del CIRSU, dopo anni di paralisi e dopo aver superato tantissime difficoltà, si appresta ad intraprendere un nuovo percorso amministrativo e tecnico che lo porterà alla piena funzionalità con la riattivazione delle linee di trattamento. Oggi sono stati presentati i bandi per la riattivazione della piattaforma e per la realizzazione e gestione della discarica. Chiaramente questo riapre uno spiraglio importantissimo per mettere a sistema il ciclo dei rifiuti, ripeto, non solo della provincia di Teramo, con benefici per i cittadini, ma apre anche degli spiragli per i dipendenti ex Sogesa, che quindi potranno in parte essere, secondo le condizioni che ci saranno, riassorbiti dal futuro concessionario. Per far ripartire a pieno regime il CIRSU, la Regione ha stanziato 2,4 milioni di euro, di cui 200 mila euro per la piattaforma e 2 milioni 140 mila euro per l'impianto. Secondo le previsioni degli uffici tecnici regionali, la riattivazione del CIRSU si basa su tre fasi: realizzazione della piattaforma ecologica entro l'estate, realizzazione e gestione della discarica di Grasciano 2 entro l'anno e riavvio anche delle linee di trattamento entro 12-18 mesi. Ma c'è un timing preciso per quanto riguarda la piattaforma. La piattaforma è stato pubblicato un invito alle manifestazioni di interesse, c'è un cronoprogramma che dovrebbe portare a luglio alla riapertura della piattaforma, alla riattivazione della piattaforma. Contestualmente si procederà con gli avvisi e le procedure per la riattivazione delle linee di trattamento per i quali la Regione ha stanziato oltre 2 milioni di euro per il revamping. Per quanto riguarda il bando per la realizzazione e la gestione della discarica che il presidente del CDA del CIRSU, Ziruolo, ha presentato oggi, i tempi sono quelli legati evidentemente al bando.